familiari dei detenuti assieme ai radicali, assieme ai detenuti stessi, sono migliaia, che stanno portando avanti questa lotta non violenta in appoggio a quella di Marco Pannella. In fondo chiedono, visto che è stata riconosciuta la loro condizione di trattamenti disumani e degradanti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, chiediamo tutti insieme che l'Italia rientri nella legalità, cioè chi dice se vuoi conoscere un paese vai a visitare le carceri. Beh, le carceri italiane dimostrano un paese dove lo Stato di diritto, la legalità non viene rispettata. C'è questo messaggio del Presidente della Repubblica, noi chiediamo che il Parlamento ne discuta e decida in fretta, la scadenza è il 28 maggio del prossimo anno, tutte le iniziative da prendere, noi diciamo amnistia che è non per i detenuti, non per i magistrati, è per questa Repubblica ormai ferita.